Per i residenti del centro si amplia notevolmente il ventaglio di alternative alla sosta sotto casa che dal 10 giugno al 30 settembre, dal giovedì alla domenica, sarà vietata a causa dell'ampliamento della nuova area pedonale che scatterà dalle 18:30 a mezzanotte. Per attenuare i disagi che colpiranno chi abita in centro, l'amministrazione comunale ha messo in piedi un piano sosta molto articolato presentato stamani. Per noi è fondamentale che l'obiettivo di un centro storico vivibile valga sia per chi, diciamo, il centro storico lo vive, che ci viene a passare del tempo, sia per chi invece in centro storico ci risiede e quindi ci abita. La prima novità che varrà anche oltre il periodo estivo e 7 giorni su 7 riguarda la cosiddetta riserva di sosta nella zona ZTLB. Sarà estesa alle 24 ore. In sostanza i residenti possono parcheggiare negli stalli bianchi sempre. Inoltre chi abita nelle ZTL A e B e nella ZTC, compresa nella cinta muraria, dal giovedì alla domenica può parcheggiare nelle aree immediatamente adiacenti alla cinta muraria. L'ingresso e l'uscita dalle auto rimesse dovrà essere sempre consentito. Nel caso potrà essere valutato a richiesta il parcheggio gratuito all'interno di parcheggi pubblici ad accesso controllato. A proposito, il piano prevede anche una serie di incentivi per chi opta per i parcheggi controllati che spesso restano semivuoti. Serraglio, Oberdan oppure i parcheggi delimitati da sbarra, abbiamo pensato a degli abbonamenti ad hoc per la fascia oraria interessata in modo da incentivare la sosta in struttura. Il Comune ha pensato anche a un'agevolazione per i non residenti, per chi decide di frequentare il centro nelle ore diurne. Si chiama sosta di cortesia e agevola la sosta breve. In sostanza prevede 30 minuti in più di parcheggio gratis a chi ha pagato almeno un'ora. Novità anche per la raccolta differenziata in 32 piazze e vie del centro storico interessate dall'allargamento della pedonalizzazione. Alia sposta l'orario di raccolta dei rifiuti alla mattina per le utenze domestiche, l'esposizione dalle 7 alle 8 per quelle non domestiche. La fascia oraria dipende dalla tipologia merceologica. Per tutta la durata dell'iniziativa saranno potenziati nelle zone interessate i servizi di spazzamento e lavaggio strade ed è prevista la presenza di operatori. Per far sì appunto che comportamenti scorretti possano in qualche modo dare un'immagine, un decoro non degno della nostra città.